È scoppiata a sinistra la febbre da cittadinanza facile. Serve una cura urgente, visto che negli ultimi anni di loro governi non sono mai riusciti a darla. E ora che sono all'opposizione è diventata una priorità per la Schlein, la Salis e compagni vari. Ma guardiamo i dati ufficiali. L'Italia è già il primo paese in Europa per concessioni di cittadinanza. Soltanto nel 2022 ne abbiamo concesse 214.000, pari al 22% del totale europeo. È il numero più alto tra tutti e 27 gli stati membri. E siamo persino davanti alla Spagna, alla Germania e alla Francia. Ma per la sinistra questo non basta. Vogliono accelerare ancora di più, quasi come se la cittadinanza fosse un semplice modulo da firmare, da dare solo dopo 5 anni di presenza sul nostro territorio. E questo solo per raccattare qualche consenso in più senza minimamente preoccuparsi della sicurezza e dell'integrazione reale che noi affrontiamo quotidianamente nei comuni. Ma attenzione, la cittadinanza italiana non si svende, si guadagna. Deve essere un percorso, non un regalo. Non possiamo permettere che diventi una scorciatoia per chi non ha a cuore i nostri valori e le nostre regole. E voi cosa ne pensate? Ditemelo nei commenti.